In attesa della livrea che il governo le assegnerà con il DPCM atteso per il 16 gennaio prossimo, la Puglia ha deciso di non far rientrare i propri studenti in classe. La Regione con l'ordinanza numero 1 del 5 gennaio scorso ha sostanzialmente bypassato il DPCM governativo per rinviare il rientro al 15 gennaio, sempre in attesa delle nuove decisioni. Chiede una centralità decisionale ed è quindi contrario alle aperture sparse scelte dalle Regioni il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, quell'organismo voluto dal Governo per la consulenza sulla pandemia in corso, coordinato dal medico Agostino Miozzo. Intanto in Puglia il direttore dell'ufficio scolastico regionale Anna Camalleri auspica un rientro tra i banchi e quindi in presenza. È chiaro che la scuola in presenza è la scuola. E non si è proceduto con i test rapidi nelle scuole per poter meglio tracciare. Beh, eh, è una domanda che non va rivolta a me. Eh, che ne eh, pensa? Qual è la posizione? No, no, le dico di più che eh, in regione, che con la regione, anzi per meglio dire, abbiamo messo su uno, 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 uno staff interistituzionale che appunto si chiama Scuola e Salute, Scuola e Benessere, insomma, all'interno del quale si è già deciso di procedere intanto con un presidio sanitario presso le scuole. Anche per, destare, per a, a dare serenità insomma, alla dirigenza scolastica, eccetera, e anche eh, con i test rapidi, quindi stiamo andando in questo senso. Che gli under 16 sono tagliati fuori dai vaccini, quindi, quando l'assessore Lopalco parla di scuole, di voler procedere nelle scuole, parla del personale docente più che altro, sì, altro e chi lavora. Indubbiamente, ma eh, la decisione degli under 16 è una decisione governativa. Eh, non è una decisione diciamo, locale, ciò non di meno portare a presidio anche sanitario il personale diciamo, maggiorenne, mettiamola così, e comunque delle scuole è anche una grande possibilità.